I lavori di ristrutturazione sono ufficialmente ultimati e così il centro diurno per l'autismo di via Gaspare Landi, che venne inaugurato la scorsa primavera, può contare su nuovi locali altamente funzionali alle esigenze dei 13 ragazzi che quotidianamente vi trascorrono gran parte della giornata. La ristrutturazione è stata possibile grazie a un finanziamento da parte della Regione e da parte di ASP Città di Piacenza. Questo non dimentichiamoci che era un'area non utilizzata. Quindi abbiamo recuperato tutto questo spazio costruendo a misura delle esigenze per le quali la struttura viene messa a servizio, appunto una realtà nuova con tutti i canoni crismi necessari per offrire il servizio al meglio, insomma. Sono ragazzi con autismo, sono attualmente 13 ragazzi che stanno frequentando il centro, ma il centro ne potrà ospitare 15 complessivamente.